Saresti pronto a combattere? Sì, ho già detto a mia mamma che vorrei tornare, però io vuoi che io muoio. Dimitri è pronto a combattere per il suo paese. Lo incontriamo a Livorno, all'interno della chiesa ucraino-ortodossa, dove anche questo venerdì pomeriggio ci si è riuniti in preghiera per la pace. Dimitri, che per adesso rimane in Italia, per non dare un dolore grande alla madre. Mi metti in una bara e poi sotterrare e poi vai. Ho detto che io muoio, non, diciamo, mi sento di andare a combattere perché è il nostro territorio, noi difendiamo, non siamo aggressori. E Dimitri fa un appello ai nostri microfoni. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Europa, di armamenti, di soldati. Bisogna capire, se non fermiamo ora Putin, lui comincia a prendere altri territori come Polonia, Germania, dovete capire. Ammazzano i miei amici, i miei connazionali, e non è un terrorista Putin. Oh, ma svegliatevi. Sempre durante la preghiera, incontriamo Olga, fuggita alcune ore fa, proprio dall'Ucraina. Che Fuggita ieri, ultimo momento sono fuggita. situazione c'era? Molto grave, non voglio neanche parlare. È venuta via in aereo, come ha No, fatto? con autobus, scegli da Polonia. Sono ultimo autobus che è passato. Olga, che ha lasciato a combattere gli uomini della sua famiglia. E noi andiamo tutti, militari, miei figli, mia genero, andiamo tutti, volontariato. Ho visto ieri mio marito, mio figlio, come bombe andavano nell'aeroporto. Sono tutti spaventati. Tutti. In chiesa, abbracci e sguardi impauriti, abbracciati da Don Yuri, parroco della chiesa. Qua si prega per la pace e speriamo che Dio ci ascolta, perché come adesso sa tutto il mondo, in Ucraina c'è la guerra che già dura da 2014, adesso solo che ha preso un'iniziativa, diciamo, attiva. Per esempio mio fratello già è convocato, in esercito. Fratello, cosa ha detto? Parte, cioè si arruola. No, a parte, stamattina è già partito, per esempio mio fratello. È un momento doloroso per noi. Водограє і пахнуть чудові сади.